scarico per Jeff Brooks che si alza e spara. Scrivete 3. Poi Sacchetti da 3 punti sullo scarico. Esatto, è 18-21 per la squadra ospite, anzi fate anche 20-21 perché arriva la seconda schiacciata del match da parte di Amato. Cinciarini chiama l'apertura, prova a far correre Nedovic che si alza e spara da 3 punti e alla fine arriva un canestro a porre fine a tutto questo bailamme. E allora con il jolly di Berli che trova la prima tripla in stagione sul secondo tentativo solamente, Brescia poi prende anche un po' di carica. Comincia allora il terzo periodo, subito una palla alzata da parte di Nannali per Tarzischi, che in qualche maniera riesce a deviare al volo. Ora Hamilton che prova ad attaccare Nannali, riesce a trovare un grande assist per David Moss. Ancora Cinciarini che va a cacciarsi in un ginepraio e riesce in qualche maniera comunque ad uscirne. L'assist per Nedovic ed eccolo allora il sorpasso della Manicci. Vasquez si prende l'ultima iniziativa, penetrazione per la Quintana, palleggio, arresto e tiro sulla sirena, tabellata non dichiarata. Prova a ripartire allora Brescia con Abbas che salta sopra Kuzminskas. Ora Kuzminskas con la schiacciata in testa di Vitali. D'altra parte allora prova a rispondere Moss, segna da 3 anche Moss, ormai è un duello tra i due giocatori. Ora Cinciarini per Kuzminskas, finta per far saltare Abbas, grande intelligenza di Kuzminskas. Contro Nannali, ancora sposta l'avversario, tiro cadendo indietro di Abbas, che ormai è completamente on fire.